No, I think the goal that we set out at the beginning was how do we make Lecce a bikeable city? And we asked a number of questions. So some of these you guys have seen before, but you know, is Lecce inviting to cyclists? And there are bike lanes in place in some areas, but are they encouraging people to bike? Are they sending a message that the streets are for cyclists? And because cyclists and pedestrians are allies and both, you know, are more vulnerable on the streets, we have to think about the pedestrian experience as well, and how we can improve the streets for them and for cyclists, and ideally for drivers and transit riders too. So we set out some of the core issues. Yeah. Quindi andrò a ricapitolare un po' quello che abbiamo fatto in questi giorni, utilizzerò alcune slide e poi ci sposteremo sulla parete dove abbiamo alcuni dati, alcuni diagrammi che discuteremo insieme. Quindi il nostro primo obiettivo è stato quello di chiederci se Lecce è una città a misura di ciclista. Ci siamo chiesti se la città invita la gente a usare le biciclette, perché abbiamo visto che ci sono delle piste ciclabili, ma sono invitanti davvero? Inoltre dobbiamo chiederci, abbiamo discusso dell'alleanza che deve esserci tra pedone e ciclista, che sono i soggetti più vulnerabili in strada, e dobbiamo anche cercare di concentrarci non solo sul ciclista ma anche sull'esperienza che il pedone ha dello spazio pubblico e di come possiamo migliorare la loro fruizione dello spazio. E quindi abbiamo stilato tutta una serie di obiettivi. Okay. I'm going to skip over this because I think we summarized the challenges for our study area. But there are some opportunities that we really, you know, think it's a great time to be working in Lecce, and one is because the cyclist community is really growing, and there's momentum to make things better and to really figure out how Lecce can become a more bikeable and livable city. So we decided to look at how Lecce might implement or use a measure, test, refine approach, which is the approach Gale Architects and Gale Studio uses when we work in cities. And essentially what that means, it's a bit of a cyclical process, and that we like to start by first measuring or understanding what's happening on the streets and public spaces we're working in, test some ideas in response to that, and then refine them. So our purpose was to figure out what might an approach like that look like in Lecce, and specifically in the around the cultural center here. Di sicuro ci sono delle opportunità qui a Lecce, prima fra tutte il fatto che la comunità di ciclisti sia sempre più in crescita, e quindi possiamo chiederci come possiamo migliorare la situazione attuale. Abbiamo parlato dell'approccio che lo studio Gale applica quando lavora su una città. Questo approccio è un processo ciclico basato su misurazione, test e affinamento. Con la prima fase, la misurazione, si va a capire, ottenendo dei dati, come lo spazio pubblico viene utilizzato. Nella seconda fase si vanno a verificare, a testare le idee e la risposta del pubblico a queste idee. Nella terza parte si va ad affinare la strategia. Quindi quello che abbiamo fatto è stato capire come questo approccio può essere applicato e adattato a Lecce, non solo in un'area periferica ma anche nel centro storico. Okay. So we know that the city is looking at how to make a citywide strategy for biking and mobility, but we decided it would be better to focus on a specific area and test out some methods
and ideas that could then be scaled up to a citywide scale. So Julia is going to talk about why we chose the cultural center Knos, and then we'll talk more about what we found. Quindi l'idea finale è quella di applicare una strategia ampia a tutta la città, però abbiamo pensato che fosse meglio concentrarsi all'inizio su una piccola area e testare una metodologia che poi sarebbe stata applicata, si possa applicare a tutta la città. Quindi Giulia adesso ci parlerà dei motivi che ci hanno spinto a scegliere il centro culturale Knos e dei risultati. Sì, io non mi sono presentata, sono Giulia, sono un architetto e lavoro con Afro. And I work with Afro. Lavoriamo insieme all'associazione Janub. Abbiamo partecipato l'inverno scorso ad un bando della provincia per le aree esterne al centro culturale Knos, insieme all'associazione Ruotando, che è l'associazione che ha aperto la ciclofficina popolare Knos, e abbiamo vinto il progetto per un parcheggio di biciclette che si andrà a posizionare esattamente sul fronte esterno, lungo la recinzione esterna dell'edificio, sulla vostra sinistra. E questo progetto si chiama appunto Stazione Ciclosofica ed l'avevamo pensato come una pensilina per il ricovero di 60 biciclette, trovandosi l'officina popolare esattamente in corrispondenza, cioè all'interno del centro culturale. Un altro motivo per cui ci sembrava importante pensare a un parcheggio di biciclette in questa posizione, appunto per lo spazio, l'ampio spazio per le macchine dedicato a parcheggio all'esterno di Knos. E quindi usare questo parcheggio di biciclette come punto di scambio intermodale, bicicletta-macchina, considerando anche la posizione strategica di Knos all'interno di Lecce. Infatti da questa mappa si vede che Knos è a due chilometri dal centro storico di Lecce, a 5 chilometri dal punto più esterno dalla statale e a 10 chilometri dal mare. I puntini blu sono il servizio bici in città di bike sharing della città di Lecce, che si trova praticamente tutto interno alla circonvallazione interna della città. Questa è la mappa delle piste ciclabili ad oggi esistenti a Lecce. E questa è la mappa di come vorremmo che questo sistema funzionasse in realtà in un futuro prossimo. I punti gialli, i cerchi gialli sono quelli dove abbiamo pensato che potrebbero svilupparsi altri parcheggi di scambio intermodale. Questa è la locandina appunto del laboratorio che abbiamo fatto, perché l'idea iniziale del progetto di Ciclosofica era di autocostruire questo parcheggio e appoggiarsi alla ciclofficina per organizzare una serie di laboratori che potessero ampliare il bacino di utenti sia della ciclofficina, diciamo che diventasse più forte il network di persone, di attivisti che possano lavorare in direzione di rendere questa città più ciclabile. Quindi questo ci ha portato a sviluppare in parallelo alla progettazione strettamente architettonica tutta una serie di attività, fra cui questo laboratorio. Abbiamo organizzato una serie di assemblee
per condividere con gli utenti della ciclofficina i nostri pensieri, un pranzo, un laboratorio con rifugiati politici perché si costruissero, si riparassero e si costruissero delle biciclette. Questo è il pranzo del laboratorio. Un laboratorio con bambini, uno spettacolo teatrale all'esterno, nell'area dove avverrà la costruzione del parcheggio. Questo è un momento dello spettacolo. Una delle idee, l'idea alla base, la narrazione che volevamo creare un po' con questo parcheggio nasceva dall'idea di un bruco che nella sua metamorfosi si trasformasse in farfalla. E quindi per noi questa farfalla era appunto il simbolo della bicicletta. Quindi pensando a come in un certo senso raccontare questa storia del bruco, ci siamo resi conto che l'architettura dovesse replicare una certa modularità che poi veniva ripresa in realtà anche dalla bicicletta stessa, dagli ingranaggi, e ci siamo ispirati un po' anche al costruttivismo russo, a Vasareli, a questa geometria dell'ingranaggio anche. E qua arriva il momento del laboratorio dal basso, quindi l'ingranaggio, la bicicletta, la costruzione e Carla, che è stato un nostro ospite del laboratorio, è un telaista di 84 anni, che è diventato per noi fondamentale nella ricerca antropologica, oltre che all'importanza che diamo all'artigianato all'interno del processo architettonico. Quindi ritornando al progetto in sé, queste erano le idee che ci hanno spinto appunto a pensare di realizzare il parcheggio su quel limite. Il fatto che sono poi motivi che sono ritornati nell'analisi che abbiamo fatto con Giulia. Quindi vedevamo come una criticità il fatto che il polo CNOS non fosse particolarmente visibile dall'esterno. Quello che dicevo già prima, il fatto che il bike sharing o comunque i servizi legati alla bicicletta fossero sconnessi e frammentari, e la mancanza di un network di attivisti, o perlomeno questo network già c'è, ma come poterlo potenziare? Quindi per avere un'idea di come abbiamo appunto pensato a questo progetto, saranno 10 moduli da 1,50 m. Questi prospetti sono quello più in alto dalla strada, mentre quello sotto è dall'interno del parcheggio. Questa è la sezione, la pianta del parcheggio. Passo alle sezioni appunto per indicare l'idea che abbiamo avuto di costruirlo intorno a una questione dell'ingranaggio, quindi una serie di esagoni che si inscrivono l'uno nell'altro. La costruzione, appunto per essere in autocostruzione, è stata pensata in metallo con dei tubi innocenti in un sistema tubi e giunti e una copertura in vetroresina bicolore. Questo è un render del progetto dall'esterno e la pista ciclabile che già da qualche mese a cui stavamo pensando già da qualche mese con l'attraversamento pedonale. Queste sono alcune immagini dei modelli di studio e questo è il 3D. Per chiudere, anche per capire il significato che abbiamo dato, il significato che ha per noi questo laboratorio, è capire come l'architettura possa diventare veramente uno strumento di appropriazione e come il momento di scambio che avviene durante un incontro come questo, magari sul momento non è di... non è così comprensibile lo scambio che avviene, ma è fondamentale anche nel processo che avverrà anche di costruzione futura e di appropriazione. E per ritornare al processo, appunto, ci rifacciamo anche al lavoro che è già stato condotto da Janub per la rigenerazione urbana della piazza Dante di Lecce, che è stata appunto fatta con gli abitanti della piazza. È un'esperienza molto significativa, sperimentale, di una scuola di architettura cilena di Valparaíso,
dove gli studenti una volta all'anno vengono portati per una travessia su un viaggio in questo paesaggio di dune, mare e foresta, a progettare e a costruire direttamente la città. E diciamo che abbiamo ritrovato in parte questo approccio anche negli incontri che stanno avvenendo a CNOS da ormai 2 anni e mezzo, che sono gli incontri del terzo paesaggio con Gilles Clément, col paesaggista Gilles Clément. E questo ci ha fatto anche capire come uno sforzo che dovremmo fare anche in un progetto che riguarda la mobilità, e di cui abbiamo discusso anche con Giulia, come creare un processo, non direttamente un progetto, ma un processo che lasci delle possibilità aperte, una certa flessibilità nel tempo, che è sempre stato uno degli obiettivi che ci si è posti nei progetti che abbiamo affrontato negli incontri del terzo luogo. Questo giusto per dare un'idea, inquadrare il laboratorio, inquadrare il lavoro che abbiamo fatto ieri con Giulia. Thank you, and thank you, Giulia and Afro, for inviting me here to begin with. I think hearing about your project again is very inspiring, and also I think it's a lot of nice synergies between what you're doing and a site-specific project and this larger idea of creating a process that can work in a sort of cyclical fashion for the entire city. So we are sorry, but this is CNOS. They are doing the sound check for another event. No problem. So, with that context in mind, we wanted to get out and start testing a potential method for the area around the cultural center. And we wanted to start doing that by observing and analyzing how people were using the streets around the cultural center. So this involves quantitative observation to actually get some data, and also qualitative and understand the experience of the environment. Vi ringrazio ancora una volta Afro e Giulia per avermi invitato. Il vostro progetto è davvero una fonte di ispirazione. Mi piace soprattutto la sinergia che si è creata, quest'idea di voler lanciare un progetto che in maniera ciclica poi vada ad applicarsi a tutta la città di Lecce. Quindi abbiamo adesso dato il contesto generale in cui ci siamo mossi. Allora, quello che abbiamo fatto è stato uscire fuori da CNOS e andare a verificare quello che succedeva. Quindi siamo andati a osservare e analizzare l'uso che i cittadini fanno dello spazio pubblico e a raccogliere dati non solo quantitativi ma anche qualitativi, vale a dire come la gente vive lo spazio pubblico. With the idea being that, you know, we want to understand how streets are working as public spaces for the entire city, not just as transportation corridors. And similar to how Giulia said, their project involved an understanding of architecture as a way to kind of foster an exchange of ideas, I think we wanted to see how does the street as it exists today foster diversity of activity or different types of interaction, and what are some metrics and indicators that can help us to see how the street is performing that way, but also allow us to measure success once changes start happening. And in addition to that, we also wanted to begin thinking about what some pilot projects or experimental projects could be to
test out new ideas and then also hopefully engage a broader audience and by helping them see ways that the street can be used differently. Quindi il nostro primo obiettivo è cercare di capire cos'è la strada in senso di spazio pubblico, non solo come via di comunicazione, e come la strada possa promuovere lo scambio di idee, nuove interazioni. Per fare questo dobbiamo definire degli indicatori, delle unità di misura, per poi misurare e basare i nostri progetti. E in un secondo momento dobbiamo anche stabilire dei progetti pilota che ci permettano di verificare, mettere alla prova le idee che abbiamo avuto e cercare di coinvolgere quanti più attori possibili e cercare di trovare nuovi modi per vivere la strada. Ok. So we had some citywide images of Lecce as inspiration. We looked at these on Thursday, but you know, that help us to see the larger issues about the disconnection in the bike network, the lack of continuity, the lack of comfort or quality of the environment for cyclists and pedestrians. But we also know that some things are working really well in Lecce, and there are some great quality streets and places. So we're not starting from scratch. So to figure out what indicators we should look at in the area around the cultural center, we first thought about some broad categories, but I should. Quindi per affrontare la tematica in maniera più generale, giovedì abbiamo fatto alcune foto di alcuni punti di Lecce e sono saltate all'occhio alcune caratteristiche. Il fatto che la ciclabilità a Lecce c'è, però è disconnessa, c'è una totale mancanza di continuità e non si può parlare di qualità o di comfort per l'utente. Però ci sono anche degli ottimi esempi a Lecce di viabilità con la bicicletta, quindi non partiamo da zero. Adesso vorrei parlarvi di quali indicatori abbiamo adottato per analizzare l'area intorno a CNOS. So we wanted to look at how people were moving through the area, and we chose four areas around the center. So we wanted to see how people were moving on foot and on bike, and what they were doing in space, in terms of were they dancing or selling things, sitting down in groups or alone, and then also get a sense of who they were in terms of their age and gender. Per quanto riguarda la zona del centro storico, abbiamo stilato una serie di indicatori. Per prima cosa ci siamo chiesti come le persone si muovono in quest'area, sia a piedi che in bicicletta. Che cosa fanno? Quali sono le attività che si svolgono? Se vengono svolte singolarmente oppure in gruppo? E in terzo luogo andare a vedere qual era l'età e il sesso degli utenti. And this image is clearly not from right around the cultural center, it's from the center city, but it's an example of a street acting as a public space. So this is the type of activity we wanted to look out for. Questa immagine è chiaramente presa dal centro storico, non è presa qui dalla zona a CNOS, ma è un ottimo esempio di come la strada possa essere fruita come spazio pubblico. And in addition, we wanted to see the quality of the environment and what the experience was really like for a pedestrian or a cyclist. Poi siamo andati anche a misurare la qualità degli spazi pubblici, sia per i pedoni che per i ciclisti. So, right, not just having signage or infrastructure, but making sure it's also usable and visible, not hidden by trees.
E per qualità non si intende semplicemente la presenza di segnaletica, ma anche se questa può essere visibile o meno, se è coperta da alberi oppure no. So, you know, these are broad categories and it's really important to define them locally and make sure they reflect what people who live or work in a place think is important. So we decided to go and think about what those indicators would be on site. This is on one of the sites, forget the name of this little street. Via Smaldone. Okay. And I think some of the indicators we also decided to look at were number of parked cars, legally and illegally, parking spaces available, commercial activity, and quality in terms of visibility for pedestrians and cyclists. What were some of the other ones? Well, should we flip to some of our findings? Quindi ripeto, si tratta di categorie molto ampie che vanno poi calate nella realtà locale, vanno adattate. Per esempio in questa foto siamo andati in una delle strade accanto a Knos e abbiamo stilato una serie di parametri. In questo caso siamo andati a misurare quante auto erano parcheggiate e quante erano parcheggiate in maniera illegale. Siamo andati a misurare quanti parcheggi erano disponibili, quali erano le attività commerciali. Per quanto riguarda la qualità, ci siamo concentrati sulla visibilità per pedoni e ciclisti. Adesso andiamo a vedere una serie di altri indicatori sul pannello. I'll pull the map up maybe as we speak. Allora, sì, dopo un giro di circa mezz'ora abbiamo scelto di lavorare di dividerci in quattro gruppi e lavorare su quattro strade, no, di abbastanza problematici. Principalmente abbiamo contato il numero di ciclisti e il numero di pedoni per circa 10 minuti e il numero delle macchine e abbiamo cercato di capire il sesso e l'età. Dopodiché un'analisi dei parcheggi e anche degli ostacoli lungo che un pedone e un ciclista incontrano. E abbiamo studiato anche la sezione stradale, appunto, del caso studio. Quindi tra le considerazioni, avendo solo lavorato per 10 minuti sui dati, però subito siamo riusciti a fare delle considerazioni abbastanza significative. Per esempio il fatto che nonostante avessimo notato come le due strade principali che abbiamo analizzato fossero molto ampie, la strada è dominata esclusivamente dalle auto, che costituiscono l'82%, mentre i pedoni costituiscono il 10% e le biciclette circa l'8%. L'età dei pedoni e dei ciclisti va dai 20 ai 40 anni, sono stati visti pochissimi bambini e non abbiamo visto anziani. La maggior parte dei ciclisti erano donne. Per quanto riguarda invece i parcheggi, in realtà c'erano parcheggi vuoti, ma c'erano anche tanti parcheggi in doppia e terza fila, legati al fatto che la gente tendenzialmente preferisce parcheggiare illegalmente vicino alle attività commerciali piuttosto che camminare anche 100 metri. This process over a much longer period of time, for at least 12 hours a day over a few days, potentially in different seasons. But because we were testing it out, we did it for 1 hour or 10 minute intervals. And one thing, you know, we would also do this at more locations so we could get a better sense of the comparison and what a low number means or a high number means in Lecce. So even though we didn't do comparisons in the center city, I think we know that
the number of pedestrians is pretty low, given how much people do walk when they're in the center city, and that walking is a part of the culture to a degree, and we're really not that far from the center city, so it makes us question, you know, what happens when you leave that historic area that you no longer feel you want to walk. Quindi lo studio che abbiamo fatto di solito viene svolto in un periodo di tempo molto più ampio, per esempio 12 ore al giorno per una serie di giorni, magari in diversi momenti dell'anno, però appunto dobbiamo avere un'idea. Nonostante questo, appunto dopo 10 minuti abbiamo avuto subito un dato molto chiaro, che il numero di pedoni era basso, non abbiamo avuto modo di compararlo con i dati del centro storico, però quest'idea dei pedoni, di un numero così basso, ci dà subito l'impressione che qualcosa cambia della fruizione dello spazio rispetto al centro storico nella periferia. We also looked at quality, but what it helped us do is we could then come back and think about what were the key challenges specifically for this area, and any positive elements too, and then start to think about interventions. Rispetto alle sfide che poi sono diventati appunto gli obiettivi del progetto, appunto abbiamo notato come forse dovremmo inquadrare anche, si riesce ad inquadrare la mappa? Allora, questo è il centro culturale CNOS, e qua dove si realizzeremo il parcheggio di biciclette. Le quattro strade che abbiamo analizzato sono la via di fronte a CNOS, che è una strada che dal centro cittadino è la vecchia strada che portava a Frigole, quest'altra strada ad alto scorrimento, la via Gian Matteo, che è attualmente quella che porta a Frigole, quindi è di accesso dalle marine alla città. Abbiamo attraversato il parco per capire, anzi, l'altro punto era questa strada a senso unico, dalla via Gian Matteo verso la via Vecchia Frigole, molto congestionata dalle auto e dai parcheggi, e per capire se c'era una possibilità per pedoni e ciclisti di avere una corsia preferenziale all'interno del parco, abbiamo cercato di capire anche cosa succedesse all'interno del parco. Intanto che aspettiamo le foto, magari faccio un paio di commenti appunto sui problemi che abbiamo individuato prima di pensare ai progetti. Quindi, essendo quelle due radiali che dalle marine portano al centro città ad alto scorrimento, abbiamo pensato di lavorare sugli spazi e quindi non potendo pensare di trasformare queste due strade in spazi pubblici, cioè sì, migliorarne la sezione stradale ma non trasformarle assolutamente completamente in spazi pubblici, abbiamo cercato di lavorare sugli spazi pubblici già esistenti, quindi potenziare l'asse CNOS-Parco e collegarlo al quartiere di Santa Rosa, che era un tema che era già stato trattato nel laboratorio, negli incontri del terzo luogo.
Un altro punto, diciamo appunto, questo collegamento al momento non c'è. Le piste ciclabili arrivano da Santa Rosa sulla via San Matteo e lì si interrompono. E sulla via Vecchia Frigole non c'è una pista ciclabile. Dopodiché un altro problema che abbiamo visto chiaramente è la mancanza di gerarchia nelle strade. O meglio, il re è la macchina al momento, la cui velocità non è per niente controllata, rappresentando quindi un grosso pericolo per i ciclisti e i pedoni. Inoltre, un altro problema che c'era già stato sottoposto dalle persone che lavorano a CNOS è il problema dell'accesso, che al momento è molto pericoloso, sempre per la velocità delle macchine, e anche gli incroci sulla stessa via Frigole, dove la visibilità è scarsa. Ed infine abbiamo cercato di analizzare anche, come avevo già spiegato per il progetto del parcheggio, come CNOS potessero, come il centro culturale potesse essere più visibile dall'esterno e quindi potenziare la funzione pubblica. Sì. One additional finding was about access and how the distance between the residential area we looked at and the cultural center is really not that far in terms of kilometers, but the access is very difficult. The park that exists is very nice and high quality environment, but is surrounded by a gate that is always closed on the cultural center side. And also on Via Vecchio Frigole, there isn't a pedestrian crossing. So improving access to existing places was also a key theme. Sì, volevo anche sottolineare che appunto un'altra problematica era il fatto dell'accesso al centro culturale CNOS, tenendo presente che il quartiere residenziale non è lontano da CNOS, però è difficile accedervi. Tra i due c'è un bellissimo parco che però rimane chiuso perché il cancello spesso è chiuso e inoltre non è collegato al passaggio pedonale che c'è su Via Vecchia Frigole. So this is one of the corridors that crosses the park. That was one of the areas we looked at. This is the small street adjacent to it, which currently has no space for pedestrians or cyclists, but people do use it as it's a main connector between the residential area and the cultural center. Okay. Questa stradina, per esempio, non ha alcuno spazio dedicato a pedoni e ciclisti, ciononostante pedoni e ciclisti la usano come accesso principale alle manifatture CNOS. Okay. There also was some commercial activity going on the street with a fruit vendor on either side of the little road, which we thought was actually a great asset and something to work with and incorporate into design changes. So this, again, is one of the access points into the small road, and you can see that there again is very low quality pedestrian environment, no provision for cyclists either, and the curbs are cut back in a way that allows cars to make as quick a turn or as fast a turn as possible to get on the street, creating fairly dangerous conditions for walking and biking.
Quindi vedete, questo è l'accesso, il punto d'accesso alla stradina, che è pericoloso perché non è di sicuro un luogo fatto a misura di pedone e di ciclista. Anche il modo in cui le curve sono fatte costringono le macchine a prendere una svolta ad alta velocità, rendendolo appunto molto pericoloso. Un'altra caratteristica che abbiamo notato invece positiva è il fatto che esistano delle bancarelle, dei venditori ambulanti, e questo sarebbe un elemento positivo che potrebbe essere incluso in una riprogettazione dell'area. Another thing that could be seen as a positive element to work with is there's actually quite a bit of space. We did measure the streets as well, and I believe this one was 13 meters wide, so, and we know a travel lane for cars is less than 3 meters, so we think there is room to create more space for pedestrians and cyclists. And when we came back after doing the on-site analysis, we spent time thinking about what some interventions might look like. Un aspetto positivo invece è il fatto che di spazio ce n'è in abbondanza. Abbiamo misurato la strada e sono la sezione è di circa 13 metri. E si tiene presente che per le auto ne servono 3, c'è spazio a sufficienza sia per pedoni che per ciclisti. E quindi quando siamo rientrati abbiamo iniziato a pensare a come poter sfruttare questo aspetto positivo. More of the analysis. We came back, we did some brainstorming. We have this series of post-its up on a map there that help explain some of the ideas. Maybe we can talk through some of those and then. We organized the ideas for intervention on the map. Here, so here's the park, here's the cultural center, this is the small street, and less than 2 kilometers away you have the city center down here. Quindi quando siamo rientrati abbiamo iniziato a riorganizzare le idee. Su questa mappa abbiamo ridisegnato l'area con appunto la parte del il parco, la via vecchia di Frigole, e abbiamo iniziato a buttare giù delle idee con dei post-it. Allora, tra le idee ci sono delle idee che abbiamo raggruppato. Alcune riguardano la velocità delle auto, come già abbiamo detto, altre riguardano come rendere questi spazi più, come fare in modo che questi spazi rendano più facile la socializzazione. Quindi un aspetto era quello delle attività commerciali. E c'è stata una proposta di individuare appunto degli spazi per rendere più regolare la presenza di queste attività commerciali e regolarizzare anche il modo in cui le auto parcheggiano, perché in questo momento queste attività rappresentano un punto, una cosa positiva per questa strada, ma il modo in cui le auto vengono parcheggiate rappresenta un pericolo per i pedoni e i ciclisti. Poi vi è tutto un discorso che riguarda il parco, che al momento è aperto dalla mattina fino alle 10 di sera, con un intervallo all'ora di pranzo. E quindi ci sono varie proposte rispetto al fatto di poter avere una pista ciclabile all'interno, e quindi il fatto che l'amministrazione tenga aperto questo parco anche nelle 2 ore centrali della giornata. C'è un post-it che riguarda anche l'entrata di questo parco, quindi valorizzare l'accesso a questi spazi pubblici. Stesso problema abbiamo per il centro culturale CNOS. As we did these things too, we also realized there were a lot of questions that still had to be answered, and we didn't have a chance to explore them yet. And one of them was, you know, how are people who live in this area getting over here, and how are they using this road?
What, you know, what are their desire lines, and also what are their ideas to improve the walking and biking conditions to get here. And it would also be good to talk to people who attend the cultural center and other places on this side of the park. So that would be something we would do in the next phase. Quindi questa appunto è stata solo una parte iniziale dell'analisi. Abbiamo anche pensato al fatto che sarebbe interessante chiedere l'opinione, alcune idee agli abitanti del quartiere di Santa Rosa e come vivono l'accesso, questa strada di accesso, nonché agli stessi utenti del centro CNOS. Quindi in una fase successiva del progetto si potrebbe chiedere a entrambe le parti quali sono le loro idee o loro proposte. I think it's important to remember that the purpose of this exercise and workshop wasn't to come up with the exact intervention that needed to happen, but more to explore what's a process that we can follow, what are some of the indicators and metrics we have to look out for, and how could these things be applied to help people imagine the street differently and also be excited to change the way the design is working right now. Vorrei ricordare che lo scopo di questo seminario non è quello di trovare l'intervento definitivo, più che altro concentrarsi sul processo, cosa bisogna fare per arrivare a un intervento. E questa è la parte più importante, anche più emozionante, capire come individuare gli indicatori e come sviluppare un processo. Mm-hmm. Yeah. Sì, quindi nonostante l'analisi non sia stata fatta in maniera approfondita, ma anche tutta la parte di coinvolgimento degli abitanti, siamo passati comunque alla fase successiva delle proposte per i tre assi che abbiamo analizzato tranne il parco. E quindi vabbè, vi indico alcune delle idee a cui abbiamo pensato prima che Giulia ci faccia vedere qualche immagine di qualche progetto in altre città. Quindi per la via Vecchia Frigole, all'esterno del centro culturale CNOS, tra le proposte c'è quella di inserire una pista ciclabile, e rispetto a questa cosa c'erano due idee diverse. Parliamo sempre di interventi di test, quindi di interventi che dovrebbero durare tra i 3 e i 6 mesi, in modo tale da avere la possibilità di fare delle osservazioni rispetto a come la gente possa cambiare il proprio comportamento sulla strada. Quindi Giulia diceva che si potrebbe proporre all'amministrazione di fare due tentativi diversi: uno è quello di posizionare la pista ciclabile sul marciapiede di fronte a CNOS, l'altra quella di mettere la pista ciclabile sulla strada per capire se le macchine a quel punto potessero realmente diminuire la loro velocità. Dopodiché creare appunto le aree per il commercio ambulante, come abbiamo già detto, e lavorare sulla recinzione di CNOS. Noi lo stiamo già facendo, o lo faremo con il progetto per le biciclette. Giulia ci farà vedere un progetto che è stato fatto o ci parlerà di un altro progetto di un museo dove appunto c'è stato questo lavoro sulla recinzione sul confine. Per quanto riguarda invece la strada a senso unico congestionata, c'è stato un minimo di discussione rispetto al fatto se si potessero rimuovere i parcheggi, cosa che è stata giudicata un po' complessa per le possibili reazioni dei residenti, e quindi il suggerimento di Giulia è stato di fare il primo test rendendo la strada una zona 30 e trasformarla in una strada condivisa, quindi riducendo lo spazio di accesso da una parte e dall'altra e facendo in modo che le macchine rallentino in questo percorso. La terza opzione, oltre a quella di rimuovere i parcheggi, era appunto quella di chiedere all'amministrazione di tenere il parco aperto e quindi inserire la pista ciclabile all'interno del parco. Infine, per la via Gian Matteo,
Il discorso riguarda sempre l'introduzione di una pista ciclabile, considerando il fatto che sul lato del parco al momento non esiste neanche un marciapiede, ma ci sono 13 metri di sezione stradale senza il marciapiede sull'altro lato. Quindi introdurre una pista ciclabile, eliminare tutte le interruzioni sull'unico marciapiede che esiste, che sono parecchie, sono tutte indicate in questa mappa, e infine creare degli attraversamenti pedonali, che al momento praticamente non sono, ce ne sono due, di cui uno non è assolutamente visibile. Quindi questi sono gli interventi a cui abbiamo pensato, adesso vediamo degli esempi. So, I think a theme of the interventions, or how we would get there, are to kind of reprioritize the streets and who they're designed for, and make space for pedestrians and cyclists more obvious and more intentional. But we, before we kind of think about the long-term solutions, we wanted to think about, well, what are some fun short-term experimental projects that can be done to help engage the wider community, and also just reposition the street in people's imagination. So we have a few examples from projects that are done by Rebar, which is now Gale Studio San Francisco. This one on the screen right now is from Washington, D.C., and was to calm traffic and also improve a crossing at a major intersection in a residential neighborhood. Sorry, could you repeat what's this? It's a crosswalk in D.C., mm-hmm. Washington, D.C. Quindi di sicuro la strategia nel lungo termine rimane quella di dare una nuove priorità alla strada e rendere gli spazi dedicati a pedoni e ciclisti più ovvi, più chiari, più visibili. Questa rimane la strategia nel lungo termine. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di coinvolgere la comunità, i cittadini, e portarli a ripensare lo spazio urbano. Qui abbiamo alcuni esempi di interventi temporanei fatti dallo studio Gale di San Francisco. Vedete un attraversamento pedonale a Washington DC in un punto particolarmente congestionato. Mm-hmm. So these examples are solely visionary. They're not something we think should be immediately put down in the streets here. This is another one, actually not sure where this was, but these bean bags were put out on the sidewalk in partnership with a cultural center. And that was another theme that I think kept coming up, was, you know, how can some of the activities happening behind the fences on the street engage with the street more directly? So are there things the cultural center can do that helps people passing by understand what's happening? Ripeto, queste si tratta solo di idee, non di cose che debbano essere per forza applicate qui, però ci danno il senso del tipo di intervento che andrebbe fatto. Questo, per esempio, sono una serie di materassi che sono stati posti lungo il marciapiede. E un'idea per CNOS potrebbe essere di pensare qualcosa da fare dietro la staccionata, in modo da invitare, catturare l'attenzione della gente e far capire che dietro quella staccionata sta avvenendo qualcosa. And then these are some examples from San Francisco of how parking spaces or street space along the curb can be redesigned as actually little parks or places for people. So, you know, we know around the cultural center there is a park, so this might not be exactly what we want to do, but it's projects like this that help to show how much more you can do with street space than just use it to park a vehicle. And while this is not directly related to a bike lane necessarily, it's projects like this that can help calm traffic, reprioritize who the street is for, and also engage with artists and local designers to build projects.
Quest'altro esempio è tratto da San Francisco, sono stati trasformati alcuni parcheggi in dei mini parchi. Ovviamente questo non è il caso di Knoss, d'altronde c'è un bellissimo parco di fronte, però ci dà l'idea di come è possibile ripensare la strada, come utilizzare uno spazio che non è solo destinato, non deve essere solo destinato al parcheggio, ma l'obiettivo deve essere quello sempre di ridurre il traffico, dare nuove priorità alla strada e anche coinvolgere gli artisti locali. Yeah, and in San Francisco they actually are all designed by different people, so these types of things can look very different. Infatti a San Francisco queste installazioni sono curate da diversi artisti, quindi ognuno dà il suo contributo, ciascuna è diversa dall'altra. So these were some of the preliminary ideas we started to think of as interventions and things that could be done fairly quickly and cheaply, and also is a way to promote local artists and designers. And that can change and evolve over time. So for all of these small interventions, you can go back to the indicators and metrics developed during the analysis and measure the use and what kind of public life, what kind of sociability or mobility is being invited for or happening around these interventions. So this were some things that we talked about for the area right around the cultural center. But we do also have ideas about how this process can be scaled up and applied to Lecce citywide as a way to inform the city's developing mobility strategy. Si tratta sempre di idee preliminari che hanno il vantaggio di essere veloci e di poter essere realizzati con a basso costo. E ci danno l'opportunità a questi interventi di vedere l'evoluzione dello spazio pubblico nel tempo e quindi di andare a vedere anche come sono cambiati gli indicatori, le unità di misura che abbiamo scelto all'inizio, quindi andare a vedere se c'è stato un cambiamento nella mobilità, nella fruizione dello spazio pubblico. Abbiamo parlato di questi interventi relativamente all'area intorno a Knoss, però c'è sempre l'opportunità di applicare queste tipologie di interventi a tutta la città di Lecce e andare a vedere che cosa succede, quali sono i cambiamenti. So we have one map, the last time we're going to go over here. That shows how we started to think about how the process that we used today can be applied to Lecce overall. So again, here's the cultural center up here. This is the historic center, and I'll let Afro talk about this. Allora, noi abbiamo visto sicuramente il lavoro sulla parte vicino a Knoss, il lavoro diciamo inerente alla connessione con la stazione di biciclette che andremo a creare diciamo in febbraio, marzo. Come un punto, diciamo, il cuore di un primo lavoro di intervento su bici e città. E, inoltre abbiamo individuato in questi giorni, attraverso una perlustrazione, diciamo, della prima cerchia perimetrale al centro storico, definita le mura di Lecce, diciamo, dove si possono andare a localizzare altri interventi pilota, come può essere l'ingresso da Brindisi, l'ingresso a Porta Napoli, dove c'è questo incrocio con l'obelisco che è, diciamo, a parte ieri che è successo un incidente, diciamo, una persona che girava in bici insieme a noi che è stata presa da una macchina proprio in questo punto qui. E Porta Rudie è un altro punto molto importante dove c'è una congestione reale perché c'è un caos a livello di direzione di marcia, poi l'incrocio tra Viale Gallipoli e Viale Otranto con l'arrivo da sud, diciamo, perché anche qui si connette, diciamo, all'arrivo da Maglie, e poi un altro punto può essere sicuramente quello pertinente alla zona della Villa Comunale, dove sicuramente la strada che passa dalla prefettura potrebbe essere anche lì un luogo proprio di intervento lineare su quella strada. Poi in più a questo
perché oltre al lavoro appunto dei nodi, degli incroci proprio stradali, sicuramente un altro punto che può avere una potenzialità, una possibilità reale come altro punto intermodale da sviluppare nei prossimi 2 anni, perché cerchiamo di darci delle scadenze, è sicuramente il nodo del mercato Sette Lacquare, un mercato che è stato costruito diciamo 3 anni fa, le cui doveva essere inserito in questo punto un mercato multietnico, ma che non ha mai funzionato, e sicuramente ha delle strutture che possono essere utilizzate sia a parcheggio che anche qui a diciamo, lavoro come ciclofficina o altri tipi di attività manifatturiere connesse con una piccola attività diciamo artigiana. Quindi rispetto diciamo, ad un'analisi di questi giorni sicuramente che è stata condotta insieme a Giulia, sicuramente a livello di step di progetti pilota credo che potremmo lavorare per i prossimi 2 o 3 anni. And I would also just say that, I mean, we did do some site visits, but I would recommend that as the city develops their strategy, they really do analyze how people are using these areas and probably a few more in terms of how many people are walking and biking and who they are and what they're doing there, and collect that kind of data to then understand what some interventions might look like. Quindi il mio consiglio all'amministrazione è quello di andare dal momento che stanno riprogettando, di andare a misurare il numero di pedoni, di auto, di ciclisti, e tenere presente questi dati e da qui trovare delle nuove linee guida nella riprogettazione dello spazio urbano. So I think we thought a bit about what the next steps would be, and both for the cultural center area, and then like we just talked about, you know, how something like this could work citywide. But if we were to continue working around the cultural center, we talked about, you know, involving more people who use the center in the engagement and process. Same for the residential area, doing a more thorough data collection around the public life. And also developing maybe a more detailed quality criteria that we could use to evaluate what's working and what our goals are, and then to figure out how to test a few pilot projects over 3 to 6 months. Quindi per quanto riguarda il lavoro da fare qui nell'area intorno a CNOS, abbiamo trovato alcuni step da seguire. Il primo di tutti è quello di coinvolgere gli utenti di CNOS e coinvolgere il quartiere in generale, le persone che vivono in queste aree. Poi andare raccogliere su larga scala dati quantitativi e cercare di stabilire dei criteri qualitativi e infine creare una serie di progetti pilota per testare le idee nei prossimi 3 o 6 mesi. So yeah, okay. Well, thank you so much again for having me. Thank you to you. So non so se diciamo ora siamo un poco diciamo siamo rimasti in pochi, perché dopo 10 giorni credo di lavoro intenso a un certo punto le forze svaniscono, però diciamo, credo che rispetto alle prospettive che dà Giulia anche di lavoro urbano, secondo me si può creare un gruppo molto forte che è attivo in città con voi e con gli altri che adesso non so, penso il sabato prima di Natale staranno in giro. E non so se volete aggiungere qualcosa rispetto al lavoro fatto in questi giorni, che può anche connettersi a lei, ma siccome questa è una discussione anche di chiusura di un laboratorio, secondo me, che ha avuto varie attività e diciamo è anche messo insieme più punti di vista su come, no, si può lavorare attorno alle biciclette, su come si può lavorare attorno all'arte applicata alla città. Quindi non so se qualcuno di voi vuole dire qualcosa, credo che non ci sia niente di... a parte noi di Janub, diciamo, Vincenzo. No, non so se vogliamo dire anche rispetto, diciamo, all'interesse, no? Che c'è, diciamo, quello che sta nascendo dopo questo laboratorio.
In generale io vi ringrazio, vi consiglierei appunto di portare avanti il discorso che è iniziato, che logicamente per problemi legati ai tempi non si è potuto concretizzare. Dunque tutti i discorsi relativi a quelli che abbiamo fatto nella prima parte del laboratorio, e dunque l'eventuale scuola di artigianato legato ai telai, ma anche alle applicazioni di questa analisi che abbiamo fatto in questi giorni, che venga fuori un modello che possa essere anche esportato, reso pubblico. Io faccio questa riflessione, più che una riflessione, una considerazione. Vi ringrazio Gianub e le associazioni che hanno organizzato questi laboratori. È la prima volta che faccio un'esperienza di questo tipo a Lecce, nonostante io sia di Lecce e viva a Lecce da tanti anni. Ho trovato estremamente interessante la strutturazione del laboratorio. Il fatto di passare dall'atto pratico legato alla costruzione delle biciclette e tutto quello che c'è stato, e portare poi questo aspetto pratico che magari riguardava appassionati, ciclisti e via dicendo, farlo passare dall'interesse individuale, che ecco, spero di spiegarmi bene, insomma, dal mio interesse individuale rispetto all'uso della bicicletta, eccetera, ha un interesse collettivo che diventa poi quello della fruibilità dello spazio pubblico. È stato fatto un bel lavoro, cioè alla fine io sono venuta in questo corso ma non mi aspettavo di avere un inizio e una fine con dei risultati concreti. Penso che un gruppo ci sia di persone che hanno almeno lavorato, questa è l'impressione che ho, con interesse, no? Il fatto che questo laboratorio sia dal basso mi consente di vedere delle dinamiche nuove in questa città. E mi viene da pensare, mi auguro che veramente noi con questi risultati, con questi dati, si possa effettivamente piantare qualcosa, no? E far sì che questo sia un processo costruttivo replicabile, che abbia dei follow-up reali, e quindi che si possano instaurare delle dinamiche di comunicazione con la pubblica amministrazione, che a questo punto diventa il nostro diretto interlocutore rispetto alla possibilità poi, no, di dare sfogo a queste iniziative. Io ti ringrazio intanto per questo commento e credo comunque sia stato anche visibile dall'armonia che c'è stata in questi giorni tra tutti noi. Secondo me lo sforzo di questo laboratorio, come dei progetti che Gianub porta avanti da circa 3 anni, è quello che non solo abbiamo un interlocutore l'amministrazione, ma che molte volte l'amministrazione ha degli interlocutori come noi, perché in un rapporto sempre di richiesta che molte volte c'è in questo sud, diciamo, all'amministrazione, molte volte credo che con delle attività esterne l'amministrazione deve venire a chiedere a noi. Perché in questo momento stiamo creando un qualcosa che forse è fuori anche proprio dalle dinamiche ideali dell'amministrazione. E quindi niente, io ringrazio tutti, scusami le spalle, Giulia. E non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. Vediamo se riesco a parlare. No, a me mi ha affascinato tanto l'esperimento che si è fatto, dall'autocostruzione della bici fino ad arrivare all'autocostruzione dell'incrocio, fino ad arrivare all'autocostruzione della città. Quindi il processo, come si diceva, il processo dal basso, poi è stato proprio quello, imparare a costruirci il nostro mezzo di trasporto, il nostro spazio, poi diventa quello. E questo esperimento, secondo me, è adattissimo, perché è la gente stessa che impara a sperimentare il proprio processo di sicurezza, il proprio spazio come luogo di vita. Quindi è il processo adatto, non è qualcosa che arriva dall'alto, è qualcosa che dice ora provate ad adattarvi a questo nuovo impianto. Siamo noi stessi dal basso
a cercare di crearci il nostro spazio sbagliando, perché questo è quello che si impara da questo processo, proviamo finché non ci riesce bene. E così è quello che il punto di partenza è stato quello, la bicicletta. È la scultura, direi. Allora, riconnettendomi a questo, c'è una frase bellissima del maestro Carlano che mi va di ripetere adesso, perché è una cosa che mi ha segnato tanto. Io faccio almeno 5 errori al giorno e il giorno dopo cerco di farne 4 e il giorno dopo ancora ne rifaccio 5. Quindi secondo me è proprio questo il metodo che abbiamo applicato in questi giorni, cioè è cercare di sbagliare e poi magari di cancellare e risbagliare, però cercare di trasformare, cioè solamente questo quello che ci interessa. Sì, ricollegandomi a quello che ha appena detto Afro e ricollegandomi a quello che l'amministrazione ci aveva chiesto qualche giorno fa quando siamo stati all'ufficio urbanistica. Cioè ci veniva chiesto di non sviluppare un piano di piste ciclabili, ma di stabilire una serie di regole per la futura costruzione delle piste ciclabili. Quindi dopo 2 giorni di lavoro con Giulia, una cosa mi è sembrata molto chiara. Il fatto che in realtà le piste ciclabili a Lecce le sanno pure fare, ma il problema non è la costruzione in sé della pista ciclabile, ma è il processo che porta alla costruzione della pista ciclabile. Quindi spero innanzitutto che quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni possa essere realizzato e che l'amministrazione ci dia la possibilità magari di testare in questo luogo, insieme al parcheggio di biciclette, un nuovo modo per fare le piste ciclabili, che non è la costruzione, non è il solo disegno della sezione stradale, ma è una serie di pratiche che sono legate alla costruzione fisica di questo spazio. Quindi proprio per questo, per voi. Allora, anch'io mi associo comunque a quello che è stato detto dagli altri ragazzi, ringraziando comunque Afro, Giulia e anche l'intervento di Giulia. E penso che in questo arco di tempo sia stato posto non solo il seme affinché ci sia davvero un effettivo cambiamento, sia nella mentalità che proprio nel poter attuare una rivoluzione. Perché è di questo che comunque si è parlato in tutti questi giorni. È una cosa che comunque ho apprezzato, il fatto che questo gruppo era formato comunque da persone che hanno una formazione professionale completamente diversa l'una dall'altra, però eravamo comunque uniti dall'unico obiettivo, quello di effettuare, ripeto, un cambiamento. E, unendo comunque in maniera sinergica sia la creatività e la sostenibilità. Sì, magari chiudiamo con qualche foto. In ultimo vorrei chiudere forse uno degli interventi di questi giorni, vabbè, in città più riusciti, e che è stata una festa che abbiamo fatto in città domenica scorsa, che what happened here? Ah, ok, it's not yeah, wait. Ok, va bene, è un po' un problema perché abbiamo un poco scambiato chiavette e tutto. Comunque, diciamo, uno degli interventi più riusciti, diciamo, oltre a lavorare qui a CNOS, è stato quello lì di una pedalata critica che, diciamo, abbiamo fatto domenica scorsa, che è uscita veramente bene. Speriamo di farne altri, perché più che, diciamo, è stata veramente una festa in città e abbiamo preso dei posti vari dalla stazione a Porta Napoli, e in quel momento i posti erano nostri, diciamo, perché c'eravamo noi prima delle macchine. E, per chiudere questo laboratorio, che, diciamo, è stato bellissimo,
credo che ci dobbiamo ritrovare, ne faremo altri rispetto a questa tematica, magari saranno più pratici in città e niente, spero che ci rivediamo presto e che continuiamo questo lavoro. Vi ringrazio a tutti, grazie Giulia di essere venuta e spero tu ritornerai presto, e così anche tu ti sporcherai le mani insieme a noi e ti farai una bicicletta anche tu e basta, grazie.